Benvenuti alla nostra rubrica Leggere Liberi. Un giochino, tanto per iniziare. Sareste in grado in 15 secondi di darmi tre titoli di Andrea Camilleri che non facciano parte ovviamente del ciclo di Montalbano? Il Birraio di Preston? Sì, va bene. La concessione del telefono? Va bene. La scomparsa di Patò? Ok. Ma intanto mi manca un titolo, certo un'opera meno conosciuta, va bene, ma mi manca un titolo che sicuramente sarebbe un supporto importante per molti docenti. Il titolo di cui parlo è Esercizi di memoria, un libro in cui l'ormai anziano Andrea Camilleri, libro pubblicato nel 2017, si diverte a ripercorrere alcuni momenti importanti della sua lunga e ricca vita, nella quale spesso ha incrociato la grande storia italiana, la storia del cinema, la storia della letteratura, la storia tout court. Ascoltate. Le ceneri di Pirandello. Piccola premessa necessaria. Quando nel dicembre del 1936 Luigi Pirandello morì nella sua casa romana, i familiari rinvennero in un cassetto un foglio con poche righe autografe. Erano le sue ultime volontà. Pirandello desiderava che il suo corpo venisse cremato e che le sue ceneri fossero portate ad Agrigento in contrada Caos. Nel 1942, cinque liceali agrigentini, Gaspare, Luigi, Carmelo, Mimmo ed io, chiedemmo udienza al federale fascista di allora, un uomo rude e sbrigativo. Ci presentammo indossando una divisa, facemmo il saluto romano e restammo davanti alla sua scrivania, impalati sugli attenti. Il federale rispose sbrigativamente con la mano sinistra al nostro saluto, perché nella destra teneva un foglio che leggeva con estrema attenzione. Continuò a leggere per un bel po', poi depose il foglio, ci guardò e ci chiese: "Cosa volete?" Per tutti parlò Gaspare. Camerata federale, siamo venuti a chiedere che le ceneri di Pirandello attualmente a Roma siano trasportate, come da sua volontà, ad Agrigento, qui da noi. Noi vogliamo che Pirandello..." Il federale interruppe dando una gran manata sul tavolo e si alzò in piedi. "Non venitemi a parlare di Pirandello, stronzi! Pirandello era un lurido antifascista e voi levatevi dai coglioni." Eseguimmo un perfetto saluto romano, girammo sui tacchi e uscimmo scornati e avviliti. Non vi spiego naturalmente come va a finire, ma leggendo questa storia pensavo: vi è mai capitato di trovarvi su un forum di studenti che parlano della loro esperienza a scuola? A me sì, e spesso purtroppo mi è capitato di leggere dei commenti in cui i ragazzi dichiaravano apertamente di odiare proprio, insomma, odiare, questa parola purtroppo molto in uso oggi, di odiare alcune discipline, tra le quali la letteratura. Odiamo Petrarca, Manzoni, non lo sopportiamo più, i Promessi Sposi, noia, insomma. Allora mi chiedevo, non potremmo, come dire, emulare in qualche modo le brave guide turistiche che, oltre alle informazioni di carattere tecnico, architettonico, storico, inseriscono anche aneddoti simpatici, storielle spiritose per tentare di coinvolgere l'attenzione soprattutto dei più giovani. Pensiamo alle nostre gite di istruzione quando i ragazzi non ne possono più di visitare musei e monumenti, se la guida è noiosa. Allora pensavo, se intercalassimo nelle nostre lezioni di letteratura, ad esempio, letture del genere, voi pensate che potrebbe essere interessante studiare Pirandelli e al tempo stesso leggere questo simpatico ricordo di Camilleri? Se pensate che possa andare bene, allora in questo libro sicuramente troverete tantissimi altri spunti. Bene, alla prossima e mi raccomando, non dimenticate di venirci a trovare sul nostro sito e sui nostri canali social.